Oggi con noi c'è Paola Giorgi, attrice, mamma e ex consigliere regionale e vicepresidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche, una donna coraggiosa e determinata che è riuscita a superare le sfide che la vita le ha messo davanti. Ciao Paola e grazie di essere qui con noi. Ciao Carina e grazie a te per questa bellissima ospitalità. Sei una donna speciale, hai un bellissimo vissuto e quindi per questo ho sentito che dovevi essere qui, perché hai un messaggio secondo me importante da passare, da dare a tutte noi donne. Tu sei l'esempio che le donne possono avere una carriera e una famiglia e cavarsela benissimo lo stesso. Qual è il tuo segreto? Ma io non credo che ci sia un segreto. Penso che le donne debbano avere la consapevolezza che hanno un duplice ruolo nella società, quello di essere persone, quindi cercare di soddisfare tutti i sogni, le esigenze come ogni individuo, e in più hanno quest'altro ruolo fondamentale che è quello di essere mamma, di procreare e quindi di crescere. Secondo me bisogna capire che non c'è conflittualità tra i due ruoli, anzi assolutamente, è un grande punto di forza. Certo, io sono stata fortunata anche perché ho una famiglia, la mia famiglia, anche la famiglia di mio marito, che c'è stata vicino, perché io facevo anche un lavoro che mi portava proprio fuori da casa fisicamente, e devo dire che probabilmente il mio segreto è mamma. Però il mio segreto è anche Tommaso, che comunque si è comportato da babbo modello, nel senso che le cose da fare erano quelle, le facevamo insieme, anche lui faceva il mio stesso lavoro, quindi abbiamo condiviso tutte le cose senza i ruoli già stabiliti, prestabiliti, ci organizzavamo, quello che andava fatto veniva fatto nel rispetto di ognuno, dei sogni di ognuno, delle necessità di ognuno, del babbo, della mamma e di Agnese. Ci sono stati degli ostacoli per riuscire comunque sia a portare questo equilibrio, chiamiamo? No, io sono una persona molto determinata, quindi gli ostacoli certe volte non è che non li vedo, cioè so che le cose vanno fatte, ho anche una concezione delle cose e dei ruoli diversa da quella, non ho una concezione prestabilita. Cioè vivo non alla giornata, però molto nell'affrontare le questioni man mano che vengono, le affronto, non le guardo da lontano, non cerco di sviarle, le affronto. Quindi non credo di aver avuto problemi particolari, assolutamente. Certo, occorre un po' più di impegno, un po' più di lavoro, ma questo è normale, è di tutti, no? La vita quotidiana, sì, è così, esatto. Quindi basta organizzarsi. Esatto, quindi sei stata anche una mamma felice, vuol dire, non è che quella tua professione ti ha impedito comunque sia di essere una mamma felice. Assolutamente, io, Agnese è nata il 15 dicembre, io e Tommaso il 14 dicembre, quindi ero già in fase avanzata, eravamo in un teatro che doveva aprire a fare dei controlli. E a 3 mesi, dopo, quando Agnese aveva 3 mesi, io sono ripartita in tournée con Agnese piccolina in carrozzina, con una persona che la guardava mentre io ero in scena, perché lì non riuscivo chiaramente a guardarla, tra l'altro una persona di famiglia, e Tommaso che quando riusciva ci raggiungeva, anche perché mi ricordo avevamo fatto il nord Italia, quindi ero a Torino, ero a Vicenza, poi eravamo andati a Roma, quindi io ero in giro per l'Italia, e era bellissimo. Io facevo la mia passione infinita, esatto, con la mia passione che poi è arrivata, Agnese, quindi era una gioia infinita, esatto, immensa. Bellissimo. Bellissimo, sì. Bello. Tu Paola hai avuto delle sfide nella tua vita, la malattia, la perdita di Tommaso e la politica. Come hai fatto ad affrontarle? Sinceramente non lo so, nel senso che se dovessi codificare quello che io ho fatto non lo so. La malattia, io sono stata anoressica per tanti anni, e l'anoressia è una malattia molto grave, dà tantissima sofferenza, è una ferita profonda nell'anima che rimane. Io sono stata malata, mi sono ammalata all'età di 20 anni circa. Sono stata malata per molti anni, sono stata 3 anni senza mestruazioni, quindi voglio dire una malattia importante, sì, che ha influito molto nel mio percorso. Oggi ho 50 anni e ancora mi chiedo,
cosa è successo, perché, però mentre fino a pochi anni fa io la malattia l'ho sempre odiata, io non odio, però probabilmente l'ho odiata perché ha influito molto, io volevo fare l'attrice, quindi ha bloccato un po' la mia carriera, però io l'ho sconfitta. Però ho avuto sempre un senso di odio nei suoi confronti, l'ho rimproverata sempre perché mi ha rubato tanto tempo. Oggi la sto vivendo più come, non dico un fatto positivo, però mi ha fatto capire tante cose. Quella malattia è nata per la mia smania di perfezione che tuttora ho, della smania del controllo, che tutto deve essere controllato perché tutto deve essere perfetto e nulla deve uscire dal mio controllo. E una vita così è assolutamente terribile, però lo capisco oggi e lo capisco molto grazie a quella malattia e cerco un attimino di darmi pace, di darmi tregua. La morte di Tommaso è stato un altro colpo gigantesco, perché Tommaso è venuto meno nel giro di un mese. Tommaso per me era, Tommaso aveva 16 anni più di me, per me era innanzitutto marito, un uomo che amo tuttora profondamente, maestro, perché Tommaso era un grande uomo di teatro, e padre di mia figlia, ma molte volte padre anche mio. E quindi era tanto, e il venir meno di questo tanto è stato duro. E all'inizio non l'ho accettato, e qui entra la politica. Avevo iniziato già a fare politica, Tommaso è morto nel 2012, ero già consigliere regionale e mi sono buttata proprio anima e corpo lì. Cioè, ho dato me stessa, ho dato anche oltre di più, perché quasi ci lascio le penne. Però finita l'esperienza politica ho dovuto affrontare anche la morte di Tommaso. Io l'ho affrontata la morte di Tommaso dopo 3 anni praticamente. E non è stato forse è stata la cosa più dura, però ora sto molto bene, sono molto forte, queste esperienze le trovo molto forti, anche perché Tommaso c'è sempre, esatto. Quando ho bisogno lui c'è, io ogni tanto gli mando i messaggi, perché noi avevamo questa, non stando sempre insieme, magari capitava che uno stava, lui è stato molto a Roma quando dirigeva il Sistina, magari vedeva uno spettacolo e mi scriveva, è così così, pure io qui nelle Marche andavo a vedere uno spettacolo e ci confrontavamo, no? E più volte, anche quando Tommaso non c'era più, io sono andata a teatro e gli ho scritto, perché il tipo di dialogo che c'è tra noi è, non lo posso trovare con nessun altro, no? Quindi più volte mi sono trovata a scrivere un messaggio a Tommaso, pur sapendo che Tommaso lo leggeva ma non mi avrebbe risposto. Chiaro. Però vabbè, è capace che era una forma tua anche, sì, no? Sì. Di comunicare. Di comunicare. E quindi la forza si trova nella vita. Poi chiaramente tanta forza me la dà mia figlia, perché Agnese è anche una figlia tosta, quindi... 18 anni. Quindi. Quali sono le risorse che hai scoperto di avere in queste situazioni? Io credo che la risorsa più importante sia, ma innanzitutto il coraggio. Io sono una donna molto coraggiosa. Lo sono sempre stata. E poi la libertà, lo dicevamo all'inizio, questa proprio la devo ai miei genitori, questo averci cresciuto, me e mio fratello, senza dei paradigmi, senza delle cose prestabilite, perché poi la libertà ti aiuta anche a esplorare magari dei percorsi che in altre occasioni sarebbero non ritenuti idonei. E ti dà forza, sì. Perché magari tu puoi trovare una risorsa in un contesto che magari altri non esplorano perché non sta bene. Chiaro. O perché non ci pensano. Io credo che sia questa la mia grande forza. E l'aver capito che l'essere differenti è una grandissima risorsa. Esatto, è vero. Quindi la forza la trovi. E poi anche nelle grandi passioni, nei grandi amori. Io devo dire che il teatro è stata una il motivo conduttore della mia vita, è tutto. Io Tommaso l'ho conosciuto chiaramente grazie al teatro, ma forse anche la malattia ci ha avuto origine lì, perché questa grande volontà di raggiungere questo obiettivo di fare l'attrice di teatro, difficile, perché io sono nata in un paese dove non c'era nemmeno il teatro, era chiuso a Sassoferrato, non c'era una tradizione familiare assolutamente, eppure questa passione enorme, quindi a causa del mio perfezionismo, se io dico di fare una cosa la devo fare bene, chiaro. Probabile che la malattia sia stata anche una salvaguardia da me stessa, mi sono posta degli chiaro. Ostacoli, perché la mente è strana, sì.
Però nello stesso tempo questa voglia di fare, di arrivare, mi ha sempre dato la spinta per andare avanti poi a un certo punto. E per me il teatro è stato veramente il motivo conduttore della mia vita e è stata la risorsa che ho sempre ritrovato. Anche adesso, finita l'esperienza politica, tanta gente, ma adesso che fai? Cioè quel ma, come per dire adesso che... ma io ce l'ho una vita, io ce l'ho il teatro. Chiaro. Cioè, capito? Non è che dici finito quello, oddio, adesso muoio di stenti. È un po' che il teatro fa parte di te. Sono io, esatto. Quindi io ce l'ho un mio qualcosa dentro, è la mia forza, la mia solidità è quella. E quindi io non sarò mai senza adesso che fai. Faccio quello che sempre, faccio quello che io fare, faccio, esatto. Hai mai fatto delle rinunce per riuscire a raggiungere questo tuo sogno, il teatro, no? Ma io non l'ho vissuto, sì, ho fatto una vita diversa perché non l'ho mai però vissuta come rinunce. Io, mia figlia ha 18 anni e sono quasi 2 anni che è fidanzata. Per me, per esempio, quell'aspetto lì è stato sempre, io non ci ho mai pensato, io avevo solo esclusivamente il teatro. Cioè, non ho mai pensato a fidanzamenti, io sono stata fidanzata con mio marito, non sono stata mai fidanzata. Cioè proprio, tanto quello è un aspetto che a quell'età emerge, ci avrò avuto qualche flirt o qualche ragazzetto, per carità, però non ho mai pensato alla famiglia, non pensavo nemmeno alla maternità, cioè io fissata e dire poco. E amore non, proprio. Amore puro e non l'ho mai vissuto come rinuncia, anche perché la famiglia mi ha appoggiato tantissimo. Quando stavo a Roma a studiare, che cominciava la malattia a togliermi forze, io a un certo punto avevo detto ai miei genitori, io non ce la faccio più, torno a casa. Babbo è venuto lui a Roma, è stato con me pur di fare in modo che io continuassi, perché sapeva che avevo un momento di difficoltà, ma sapeva benissimo che quella era la mia passione. Quindi no, rinuncia no. Come per una donna... la politica, il teatro, ci sono stati, secondo te, ci sono degli ostacoli per le donne? Allora, sono due ambienti totalmente diversi. A me quando dicono il teatrino della politica, insomma, un pochino mi danno fastidio, perché il teatro è una cosa molto seria. Il teatro è verità. Il teatro, la magia del teatro è questa, no? Il teatro è un luogo di finzione. Dove c'è la consapevolezza della finzione da parte di chi recita, dell'attore, ma anche da parte del pubblico. Però la magia scatta perché sia l'attore che il pubblico ci credono. Nella consapevolezza della finzione c'è questa grande verità della partecipazione emotiva. E è una cosa unica. Nella politica c'è tanta finzione e quello che sembra che dicono il teatro, nel senso del fingere, è proprio l'opposto del teatro vero. Sono dei guitti politici, se vogliamo proprio paragonarli a teatranti, è una cosa diversa. Nel teatro non ci sono molti ruoli per le donne, questo è vero. Però io non ho notato, ho avuto la fortuna con Tommaso di non sbagliare mai, nel senso non che lui mi abbia regalato, io ho dovuto sempre dimostrare doppiamente il mio valore, perché, anche per come sono fatta io. Non è che arriva la moglie Tommaso Paolucci, stanno lì tutti a darmi ruoli, no, anzi ho dovuto sempre dimostrare di più, però non ho mai sbagliato, non ho mai incontrato un regista sbagliato o una compagnia sbagliata, sempre con dei professionisti, perché comunque le persone che si presentavano, Tommaso sapeva chi erano, e se lui sapeva chi non erano non ci si lavorava, non ci si parlava. Invece nella politica assolutamente sì, la politica è ancora tutt'oggi sessista, io l'ho pagato sulla mia pelle perché, no, io sono stata eletta consigliere regionale e sono stata nominata subito vicepresidente del consiglio, non ho mai fatto niente, però io sono una che impara, che vuole imparare e quindi mi sono messa lì, ero anche un po' in soggezione perché dico arrivo io, non l'ho fatto mai. E quindi mi sono messa lì, poi ho detto, vabbè, sì, arrivo io, non l'ho fatto mai, dico, però non è che mi sembra che chi l'ha fatto altre volte già abbia tutta questa scienza innata. Quindi ho studiato tanto, tanto e ho fatto strada. Certo, quando io sono diventata assessore, adesso qui dico una cosa che mi ha confessato il presidente Spacca, tanto ormai, lui mi ha detto, io ricevo tante lettere anonime, no? Perché, sai, il potere, ha detto, ma mai... lettere contro di te quando io t'ho nominato assessore e tutte di chiave sessista
E è terribile, ecco, devi essere forte da dire da qui entrano, da là escono, però assolutamente ancora in politica c'è. Cioè le donne fanno carriera solo per un motivo e invece le donne fanno carriera perché sono brave, perché studiano, perché si impegnano. Esatto. Perché io uscivo la mattina da casa alle 8 e boh, che ora torna. Sì, ma non solo io, per carità. Dimmi una cosa, quanto è importante che ci siano più donne al potere per cambiare, non dico la situazione della donna, ma cambiare la famiglia, la società, certo. È importantissimo, però le donne se ne debbono rendere conto. Io ti devo dire che finché ero fuori, non, questa cosa delle pari opportunità mi sembrava una cosa molto esclusiva, diciamo così, e invece no. Cioè, proprio al contrario, il ruolo della donna nella società, anche per quello che dicevamo all'inizio, questo duplice ruolo che lei ha, è fondamentale. Quindi va, purtroppo ancora oggi dobbiamo dire, tutelato, perché sì, non lo è. Ma gli uomini è difficile che lo facciano, perché probabilmente non hanno nemmeno questa sensibilità, anche non hanno nemmeno un'educazione ancora, esatto, perché purtroppo c'è tanto da fare, c'è tantissimo da fare. E le donne invece su questo hanno una grande responsabilità, secondo me, lo devono fare, perché esatto, questo è importante e non è un lavoro di nicchia, cioè no, questi assessorati che danno le pari opportunità non sono le varie ed eventuali, sono ruoli fondamentali. Io sono andata anche un po' oltre, ho cercato, ho lavorato molto anche sul tema del genere. Abbiamo proposto, poi chiaramente l'Assemblea l'ha approvata, una norma per i centri antiviolenza, ma anche esatto, contro l'omofobia. Io lì sul tema dei diritti, mi dispiace, ma ci sono in maniera pressante. Io sono stata con te, ci siamo conosciuti un po' di vista l'anno scorso, quando hanno fatto la manifestazione a Porto Recanati, sono mercoledì l'anno scorso, sulla violenza. E l'esperienza che ho avuto io da quell'incontro, che mi sono sorpresa molto, è che quando camminavamo per il centro sì, di Porto Recanati, le donne si giravano, le donne non rispondevano. È vero. Questo mi ha fatto riflettere molto quanto ancora ci sia da fare su noi stessi, cioè, non solo gli uomini, ma sulle donne. Assolutamente, assolutamente. Ma tu guarda il tema della violenza, no? Adesso l'hai citato, sta diventando purtroppo sono fatti di cronaca, ma in realtà è un problema sociale enorme, ma di cultura, e non solo dicono no, sono le persone extracomunitarie, no, assolutamente, è un problema nostro e è profondo, va risolto, va affrontato. E non solo la violenza, quella fisica, che no, cioè, la violenza psicologica, esatto, è molto che è quella più, che è più subdola, perché esatto, non viene nemmeno percepita dalla donna che la sta subendo, che tante volte non si rendono certo, conto. Certo, certo, certo. E se tu leggi anche le statistiche, è chiaro che fra quello che tu sai, i numeri, e quello che invece che emerge, c'è una grande differenza. Magari molte di quelle donne avranno anche su quelle che ci guardavano come esatto, per dire ma esatto, queste ridicole che stanno facendo, magari vivevano una situazione esatto, del genere. Infatti. È così, perché tanto infatti, i numeri sono quelli. La prima scusa per non fare è quella del tempo. Le donne diciamo non ho tempo per leggere, non ho tempo per far quello. Tu come hai fatto a gestire il tuo tempo? Hai fatto tante cose? Io sono una donna che vive di notte, lo sono sempre stata. E per le cose quelle mie, io non so, tipo a mezzanotte dico va ancora presto, cioè quindi mi ricavo queste ore notturne, quelle sai che ognuno di noi sì, ha, no, dorme, cioè per se stessi, perché c'è bisogno. Chiaro. E quando facevo l'assessore non ho dormito proprio, per non lasciare sola Agnese, perché poi dopo a quel punto yeah, eravamo sole io e lei, se avevo due giorni a Roma io tornavo, e, insomma, tornavo le 3, le 1 e la mattina alle 6 ripartivo, però non è stato giusto, anche perché poi dopo
fisico mio non ha retto più, ho avuto anche dei problemi, però a parte quello che infatti non va fatto, io non lo rifarei più, proprio non è giusto nemmeno, non bisogna fare le cose oltre, non vanno fatte, no. E il tempo si gestisce, ci si organizza, è importante organizzarsi. È anche una questione di priorità secondo te? Beh, certo. Cioè, le cose che non sono, che si possono, io non sono una che rimanda, però c'è la priorità, e se le priorità sono quelle, le ore sono le altre, vanno in selezione da sola. Esatto, bisogna trovare un incontro. Qual è la lezione più importante che hai imparato da un tuo errore? Come sono passato, ovvio. Gli errori chiaramente uno ne commette tanti. Però forse questo istinto al controllo totale, quello è sicuramente è sbagliato perché poi porta delle conseguenze pesanti. E poi gli errori ci sono. Tante volte io anche ho fatto bene a lasciare comunque per 5 anni il mio lavoro, il teatro, per fare la politica, perché poi tu ritorni a teatro, non è che tutto il mondo sta aspettando te, cioè non è che vada in aspettativa, no, cioè, ricominci da capo, però no, non è stato sbagliato, ho detto l'ho fatto, non lo rifarei, però è giusto che io l'abbia fatto, ho imparato tantissimo, sono cresciuta tantissimo, ho capito tante cose. Però no, quindi errori proprio, sai, e tanto la vita è così, se uno avesse la sfera di cristallo. Ma infatti io dico sempre, gli errori, secondo me, come le scelte, no? Non sono mai sbagliate, perché se ti hanno portato fin dove sei qui, allora è stato solamente magari certi basta. Approcci, ecco, possono essere un po' rivisti, però anche questo lo valuti dopo un'esperienza. E comunque sì, è una lezione che hai imparato. Esatto, la vita va vissuta. Lo so che... Quale caratteristica del tuo carattere che un giorno pensavi era di cambiare e poi in un determinato momento si è dimostrata una tua risorsa? Sai quelle cose, già a me mi dicono sei troppo testarda, però quella testardaggine in un momento mi è servito per portare avanti anche un progetto, per dire. Forse l'impulsività, perché io sono molto impulsiva. Quando ero più giovane pensavo, dico, ma la mia impulsività per me è una risorsa, perché io, ma veramente lo pensavo, perché mi vedevo quello che mi succedeva. Faccio delle cose impulsive che poi magari mi creano dei problemi, però dopo io ho le risorse per risolvere i problemi. Quindi pensate che mente, pur di darmi ragione. No, dai, però è un lato buono. Sì, però era proprio, no, va bene così perché io sono perfetta. Quindi forse quello. L'impulsività che poi chiaramente col tempo, ecco, questo la politica devo dire che mi ha insegnato molto, ha smussato tanto, assolutamente, perché tu comunque devi entrare in un contesto che ha, che ha proprie regole, che ha propri meccanismi, e quindi se ci vuoi stare bisogna che certe spigolature le smussi, e questo mi ha aiutato sicuramente, però sicuramente questa cosa dell'impulsività, che non è sempre poi così positiva. Esatto. Però adesso che mi parlavi della libertà, della politica, di che dovevi seguire determinati canoni, per te che comunque sia hai vissuto sempre la tua vita libera, penso che è stata veramente una sfida. È stata una sfida, però è stata molto interessante. E a me piace, insomma, anche perché poi io ho un'educazione teatrale, quindi l'educazione teatrale ti dà il rispetto dei ruoli, lo studio e anche la capacità di ascolto, e quella è importante per un attore, per poterti inserire in un contesto. E quindi sono tutte cose che io poi ho messo a disposizione della politica, del periodo in cui ho fatto politica, e mi hanno aiutata. Quindi sì, una sfida all'inizio, anche all'inizio dico, ma perché succede questo? Cioè, poi dopo capisci che... Infatti adesso che sono uscita, che riguardo le cose da qua, mi rendo conto, essendo stata là, come poi un cittadino normale molte volte non riesca a comprendere meccanismi che là invece sembrano normali. Chiaro. Chiaro. Cioè vedo le cose ora con un altro occhio, ma proprio rispetto alla politica, che magari mentre ci ero immersa non mi rendevo nemmeno conto io. Perché mi ero non adeguata, però ci sono dei canoni, vanno, insomma, è un ruolo, esatto. E quindi ha le sue regole. Sono cambiate tante cose per le donne in questi anni. Com'è possibile secondo te che ancora quando c'è un uomo che si occupa del figlio oppure della casa, le donne criticano la moglie?
probabilmente perché sono gelosa, cioè invidiosa, nel senso magari il mio facesse le stesse cose. E invece quale pensi che sia l'ostacolo che si frappone fra le donne e i loro obiettivi? E beh, l'ostacolo è solo culturale, secondo me. Proprio ancora ci sono questi flussi e riflussi di vecchie culture e poi sono ostacoli che uno si pone. È chiaro. Però certe volte significa, perché poi le donne sono determinate, assolutamente sì. Se una cosa ci tengono veramente, poi la raggiungono, sì. Quindi bisogna anche vedere quanto uno ci tiene. Esattamente. E poi bisogna anche vedere il contesto in cui uno è, perché magari io parlo e sono stata, ripeto, fortunata, perché comunque sono vissuta in un contesto che non mi ha mai ostacolato, quindi esatto. Anche se i miei obiettivi comunque sono stati sempre alti e io ho sempre battuto forte per arrivarci, però chi è stato intorno a me non mi ha anche aiutato. Chiaro. Quindi magari in un contesto diverso la situazione diventa anche più complessa. Questo assolutamente va tenuto in considerazione. Secondo te le donne sono pronte per esprimere il loro vero potere, il potere di fare e realizzare ciò che vogliono? Alcune sì, altre no. E io non credo che... forse si era arrivati ad un certo punto, adesso le lotte di classe, delle donne, del femminismo, io non oggi, però non le posso valutare oggi, perché vanno valutate in quel momento in cui sono state fatte, in quelle condizioni culturali, politiche, sociali, sono molto servite. Io oggi non credo che serva più quella lotta. Oggi serve qualcosa di diverso, perché quella è stata proprio la spinta importante per dire oh, ma ci siamo anche esatto. Noi, ecco. Ci voleva forse quel tempo, ci voleva quella. Esatto, oggi non credo che serva, oggi credo che serva più un'educazione, cioè io adesso dico una cosa, c'è stata una ribellione su questa questione, la teoria del gender che non esiste, ma in realtà significa anche far comprendere che maschi e femmine hanno gli stessi diritti, perché una bambina mica si... adesso al di là del rosa e dell'azzurro che è una stupidaggine, sì, però infatti. Il tema è molto più profondo. Cioè io posso fare l'ingegnere nucleare, infatti abbiamo visto, cioè abbiamo avuto un bel esempio tra l'altro italiano, della Cristoforetti, anche se sono donna, ma anche da piccola, e se io faccio il parrucchiere non è detto che sia gay, esatto. Cioè so gay va bene lo stesso, cioè sono tutti preconcetti che vanno eliminati, sì. E su questo le donne poi sono quelle che comunque sono quelle che soffrono di più, perché l'uomo che ha tante donne è figo, la donna che ha tanti uomini è una puttana, scusate il termine, ma perché? Esatto. O è male per tutti e due o bene per tutti e due, qual è la differenza? Poi ognuno può giudicare che sia bene o sia male, questo è giusto, ma non la differenza. Esatto. Però anche le donne si devono rendere conto di questo. E sì, sono le stesse donne a pensare a questo. È vero. Secondo te quanto è importante per una donna formarsi, crescere, avere anche un gruppo dei pari che per andare a per migliorarsi, ecco? Tanto, tantissimo, tantissimo. Lo studio, la conoscenza sono fondamentali. Ma la donna è curiosa per sua natura, quindi dovrebbe metterla a frutto questa positività, no? Studiare, formarsi. Sì, sì, è importantissimo, è fondamentale. Cosa pensi dovremmo imparare noi dai uomini e cosa dovrebbero imparare noi da noi, loro da noi? Loro da noi dovrebbero imparare ad essere, ecco, un po' più, meno superficiali. Mm. E poi dovrebbero, ma non ci riusciranno mai, questa nostra capacità di fare mille cose contemporaneamente. Cioè questa è però una caratteristica femminile, sì. Quindi non credo che... Ma lì ci sono i circuiti cerebrali che noi ce l'abbiamo collegati. Sì, no, loro no. Loro noi, quindi no. Loro si fanno solo la barba e non rispondono alle domande. Esatto. Noi da loro... Beh, che te devo dire? Un sacco di cose. A guidare la macchina. No, vabbè, dipende. Forse anche questa leggerezza che loro hanno, certe volte lasciarsi un po' scivolare le cose esatto. Addosso, ecco, questo sì. Potrebbe essere... Questo sì. Se dico Paola, tu dici? Teatro. Se invece dovessi suggerire un qualcosa a tutte quelle donne che in questo momento vogliono fare un cambiamento, un primo passo verso
un sogno, che potrebbe essere sposarsi, separarsi, studiare, qualunque cambiamento, ma hanno paura. Tu cosa le diresti? Di provare sempre comunque, che poi, cioè, se poi la cosa non riesce, non succede nulla, significa che non doveva andare così. Però provare sempre, non aver paura di non riuscire, perché poi uno, la paura è quella di fallire. Sì. Ma non sarà mai un fallimento, perché per, comunque un percorso, un passo l'hai fatto e sarà sempre un passo avanti. Non, assolutamente, non sarà mai un fallimento. Grazie. Grazie Paolo, ti ringrazio tantissimo per queste parole, per essere qui e avermi dedicato il tuo tempo, che è prezioso. Grazie a te per l'attenzione, veramente. Grazie. Grazie.